indipendente nonché ideatore di SOS Trader, oltre che degli eventi investing. Allora Pietro, siamo nell'ultima parte dell'anno in pratica, cosa potremmo attenderci per i prossimi mesi? Sì, anzitutto festeggiamo per i primi 8 mesi dell'anno estremamente positivi su tutti i mercati azionari. Mostro il grafico del FTSE MIB italiano che evidenzia come l'indice ha una performance di circa il 16% di alzo, 35 dei 40 titoli del FTSE MIB sono in questo momento positivo da inizio anno, quindi sostanzialmente quasi tutte le persone che hanno comprato il primo giorno di mercato azioni, il primo giorno del 2021 azioni sono in rialzo. Il tema però è che dopo un agosto positivo, tutto sommato l'indice ha chiuso in rialzo del 2%, adesso si vedono i primi scricchioli, 2 giornate consecutive negative, anche oggi siamo alle 11:15, l'indice è in ribasso dell'1% circa, che hanno riportato l'indice su dei livelli grafici importanti. Questo è una sorta di doppio minimo a 25.700 punti che è stato testato stamane e che sarà secondo me un livello assolutamente interessante da monitorare, in quanto mi aspetto che una chiusura settimanale sotto 25.700 probabilmente sarà il viatico per un'ulteriore discesa. Molto importante evidentemente sarà il dato, la riunione della BCE di domani, di giovedì, come da prassi alle 14:30 con la conferenza stampa. Da lì si capirà quale sarà l'impostazione della BCE sulle prossime mosse di politica monetaria. Poi il 22 settembre avremo la Fed e lì sarà un po' il re dell'azione, capiremo quando effettivamente inizierà il tapering. Adesso ormai è conclamato il fatto che la Banca Centrale Americana inizierà questo più o meno lento processo di normalizzazione delle politiche monetarie, anche per rispettare l'inflazione che oggettivamente sta crescendo in maniera irruente, e quindi questi sono i 2 snodi. È un mercato che secondo me va affrontato a vista. Fare strategie di lungo è molto complesso perché ci abbiamo sempre sulla testa questa spada di Damocle delle varianti del virus che non fanno dormire sonni tranquilli a nessuno di noi, sia sui mercati sia poi nella vita di tutti i giorni. Vedremo poi a ottobre col primo freddo se effettivamente i vaccini saranno efficaci come tutti noi spieghiamo, e vedremo anche il discorso terza dose. Quindi per concludere in sintesi, sono mercati che certamente fanno brindare per i primi 8 mesi, gli ultimi 4 però vanno affrontati secondo me in maniera un po' più tattica, quindi stando più sul pezzo, cercando di cavalcare i movimenti di breve piuttosto che lasciare in buy and hold le posizioni che si sviluppino, perché abbiamo tanti temi caldi in grado di scombussolare lo scenario nel giro di pochi giorni o addirittura di poche ore. Quindi il mercato tattico che va navigato a vista piuttosto che con una logica di lungo. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per la panoramica con te, rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao, grazie.